Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, edizione 2018. Siamo ancora con De Laval, perché De Laval sta presentando, diciamo, nell'occasione di questa importante manifestazione una serie di prodotti, ma anche di punti di vista, di metodi, perché le aziende sono fatte di prodotti, ma anche a volte di processi, di servizi, perché a volte il solo prodotto non basta. È stato interessante, diciamo, la conversazione che abbiamo fatto a microfoni spenti con il dottor Stefano Morandi, che è il responsabile Italia dell'aftermarket, che è una parte importante comunque di chi gestisce la mungitura, ma non soltanto questa. Noi sappiamo bene che gli allevamenti di bovine da latte, in particolare l'incidente, è sottoportata, perché può succedere che si ferma un impianto di mungitura o un guasto, quindi passare dalla risoluzione del problema quando avviene alla prevenzione, secondo me, è fondamentale. Io sono veterinario, appartiene anche alla nostra professione spostare dall'interventismo alla prevenzione, alla profilassi. Senz'altro. Morandi, ci spiega un po' questo mondo, diciamo, tra virgolette, nella gestione, questo metodo che voi state proponendo. Per quanto riguarda un impianto di mungitura, parliamo di assistenza programmata. È qualcosa in cui della Val parliamo da anni, praticamente da quando siamo partiti con gli impianti, e questa assistenza non solo, come lei giustamente sottolineava, ci porta ad avere un minor numero di interventi d'emergenza nettamente, questo da varie prove che noi abbiamo fatto, da varie statistiche che abbiamo analizzato, è un dato che fare assistenza preventiva va a ridurre queste emergenze, ma anche consente all'impianto di mantenere le performance eccellenti che ha il primo giorno di avviamento per tutta la sua vita utile. Quindi anche in questo caso ci sono dei parametri oggettivi che ci dicono che mantenere un impianto, cambiando le parti originali, facendo assistenza programmata, lascia le mammelle e gli animali quindi in un miglior stato, e quindi porta ad avere una miglior salute degli animali e una miglior qualità del latte anche per il consumatore finale. E mi sembra che gli avete dato addirittura un acronimo, una sigla. Esatto, lo chiamiamo ISAI, che può sembrare un po' divertente, ma in realtà sta per In Service, che è il nostro concetto di assistenza programmata, alla quale abbiamo aggiunto All Inclusive. Perché ora, oltre all'assistenza programmata, andiamo a proporre un pacchetto che include anche tutti i prodotti di consumo originali, oltre che alla nostra esperienza, alla nostra consulenza e i parametri migliori per il funzionamento dei nostri impianti. Dottor Morandi, però questa cosa potrebbe anche essere interpretata in maniera negativa, perché un'assistenza programmata potrebbe apparentemente, ma anche sostanzialmente, costare di più di un'assistenza invece sul problema. Quindi quando si presenta un problema io lo risolvo, perché questo è sempre l'eterno dilemma fra terapia e profilassi sostanzialmente. Ma ci può fare un esempio di un qualche cosa che programmata può dare dei vantaggi tangibili in un allevamento sempre di bovine da latte? Volentieri, le faccio un esempio di un'analisi che a noi di De Laval era già nota e recentemente un collega ha ripreso in mano su un'azienda di medie dimensioni olandese in cui le guaine non venivano cambiate ogni 6 mesi come abbiamo calcolato che l'allevatore avrebbe dovuto, ma magari ogni 10, 11, pensando proprio di risparmiare, diciamo spostando ogni assistenza per il cambio di guaine di qualche mese. In realtà, da quando abbiamo convinto, intendo come De Laval Global, questo allevatore a rispettare i nostri intervalli di assistenza, ci si è accorti che la produzione di latte ad ogni cambio di guaine, prima perché avevamo tutti i dati di questo allevatore, aumentava. E quindi questo significa che l'impianto con guaine in buono stato, mantenute correttamente nei tempi giusti, la manutenzione di latte, la produzione di latte con questo impianto rimane costante. E in questo caso si è proprio visto che col fatto di inserire un programma di assistenza programmata e puntuale, cambiando le guaine costantemente nei tempi giusti, l'allevatore è andato ad avere una maggior produzione di latte per diverse migliaia d'euro, e quindi si è accorto che il cambio di guaine non è un costo ma è un investimento che lo porta ad avere una produzione di latte più alta e più costante nel tempo. Grazie dottor Morandi, grazie per la chiarezza. Grazie a voi per la chiacchierata.